Hashtag noi amiamo gli animali. Passeggiare con il cane in estate, consigli utili. Una bella camminata all'aria aperta è proprio quello che ci vuole, magari in compagnia del nostro adorato Fido. Ma come fare quando le temperature si alzano? In questo nuovo video pensato per voi da noi di Amore a Quattro Zampe, vi sveleremo tutti i consigli utili per evitare i rischi per la salute del nostro cane quando passeggia sotto il sole estivo. È sempre bello fare attività all'aria aperta, anche se si tratta di una semplice passeggiata, ma soprattutto quando il caldo inizia a farsi sentire, bisogna fare attenzione ai colpi di calore e ai disagi che il caldo comporta. È quasi impossibile resistere ad andare fuori a passeggio in una bella giornata di sole, ma il caldo non è sempre un alleato per i nostri cani, che riescono ad abbassare di poco la loro temperatura corporea sudando solo dai cuscinetti delle zampe. Innanzitutto è bene scegliere l'orario giusto. Preferiamo le ore più fresche della giornata, ovvero al mattino presto o alla sera, quando il sole è ormai tramontato. Meglio evitare le giornate nuvolose, perché, pur non essendoci il sole, potrebbero essere troppo umide e far ammalare il nostro Fido. Meglio scegliere dei percorsi con erba e non sull'asfalto, così che le zampe non si brucino. Prima di scegliere la nostra destinazione, pensiamo al luogo più adatto per poter cercare un eventuale riparo dal sole e dall'afa. Infatti, quando le giornate sono particolarmente calde e si respira a stento, è bene evitare di non allontanarsi troppo da casa e limitare il tempo fuori. Non dimentichiamo di avere sempre dell'acqua a portata di mano per evitare il rischio di disidratazione. È molto utile anche recarsi in luoghi che abbiano delle fontanelle o fonti d'acqua disponibili. Anche durante il ritorno a casa, ricordiamoci di fare arieggiare e rinfrescare la macchina prima di invitare il nostro cane a salire. Un'auto calda può creare gravi problemi non solo al nostro animale, ma anche al suo autista umano. Per questo video è proprio tutto. Se volete altri consigli utili per capire come e quando passeggiare col cane in estate, cliccate sul link dell'articolo corrispondente. Ma non solo, volete maggiori approfondimenti? Scopriteli sempre nel link che trovate qui sotto. E a voi piace passeggiare col vostro quattro zampe e utilizzate le giuste precauzioni contro le giornate afose? Fatecelo sapere nei commenti e non dimenticate di iscrivervi al nostro canale per non perdervi i video di Amore a Quattro Zampe. Ciao ciao!